Popolo rosso nero, amici di YouTube, benvenuti al Benzinero Stadium, raga. Allora, perché il Benzinero non ha parlato della Superlega fino adesso? Perché ne parleremo stasera ore 9 in live. Ci saremo io e Ser Barzillotto, mio ospite di onore, sempre per la rubrica Milano è rossonera, che ci tengo tantissimo perché sta avendo un grande successo, quindi vi aspetto stasera. Oggi conta solamente che è la vigilia di Milan Sassuolo. Voi mi direte: ma ormai se c'è la Superlega? No, no, io voglio credere intanto che ci sia ancora la nostra bella Champions, che dobbiamo continuare a lottare per raggiungere questo obiettivo. Quindi Milan Sassuolo, partita decisamente rognosa. È vero, secondo me il Sassuolo non ha più niente da dire perché difficilmente raggiunge l'Europa League. La salvezza è assicurata, quindi se noi giochiamo cattivi, rognosi, con la fame, sicuramente abbiamo più fame noi di loro. Detto questo, neanche per loro è giunto il momento di staccare la spina, perché mancano 7 partite, giocano senza pressione, sono una gran bella squadra. Diciamo che non sarà facile, ve lo dico subito a quelli che pensano che delle passeggiate di salute, del bel gioco. Non sarà una partita facile, quindi sarà una partita per quelli che hanno il cuore forte. De Zerbi comunque un grande allenatore, però noi arriviamo alla grande, arriviamo dopo un'altra vittoria, una bella vittoria contro il Genoa. Arriviamo carichi perché siamo in obiettivo, stiamo facendo comunque un grandissimo campionato, ragazzi. Quindi io sono abbastanza sereno, abbastanza tranquillo. Il Milan, come si vede, Stefano Pioli farà un leggero turnover. Dovrebbe giocare. La formazione comunque la vediamo meglio domani. Comunque dovrebbe giocare Dalot al posto di Kalulu. Ci sta, ragazzi, è giusto che anche il giovane rifiati. E qui vi dico, gran bella notizia, ormai Calabrietto nostro è guarito. Ci sarà, secondo me, non so se ci sarà contro la Lazio, ma contro la Juventus sicuramente potrebbe giocare titolare, e questa è un'ottima notizia. L'altro turnover dovrebbe essere Tonali per Benacer, e anche questa cosa mi trova d'accordo, perché Benacer arriva comunque da un lungo infortunio. Oggi come oggi non può fare al 100% 2 partite consecutive, domenica e mercoledì. Quindi è giusto che riposi. Comunque Sandrino Tonali ha sempre tirato la baracca fino a oggi, quindi sono contento di rivederlo in campo. Lì davanti torna Dio Zlatan Ibrahimovic, e anche questa cosa mi rende felice. L'unica cosa dico: Dio, da adesso in poi fai la tua partita, non lamentarti mai, perché a noi servi come il pane. Non ci possiamo permettere di fare altre partite in 10 uomini, perché dobbiamo raggiungere questo obiettivo. Questa settimana è una settimana importantissima, perché mercoledì Sassuolo, domenica Lazio, unita settimana prossima Juventus. Secondo me, dopo queste 3 partite, se ne vinciamo 2 e ne pareggiamo una, e non ne perdiamo nessuna, o comunque cominciamo a vincerne 2, il cammino del Milan si metterebbe davvero, davvero bene. Quindi io mi sento sereno. Non vedo l'ora che sia domani per vedermi la partita dei ragazzi. Non vedo l'ora che sia stasera per la live, per parlare con voi. E
iscrivetevi al canale YouTube del Benzinero, sempre Forza Milan, io vi aspetto in massa per dire la vostra e io vi dirò la mia assieme a Serba Zillotto. Sempre Forza Milan, ragazzi.